Ben ritrovati su Real Strategy, io sono Rev, questa è Victoria 3 con il nostro impero francese, ormai prima grande potenza, ma non egemone, diciamo che siamo al pari con la Gran Bretagna. Gran Bretagna che comunque controlla ancora Raj britannico, Australia, eccetera. Sono fantocci, quindi c'è da fare attenzione. Siamo in guerra con questa Gran Bretagna, o meglio, stiamo per entrare in guerra con Gran Bretagna e Brasile. Al nostro fianco le due Sicilie. Possiamo chiamare qualcun altro e probabilmente con molta calma lo faremo. Fammi mobilizzare tutti i generali. Qua in Occitania anche. Possiamo spostare un po' di truppe nelle colonie perché sarà sicuramente una guerra coloniale. Qua in realtà ce ne sono già parecchi, quindi non ce n'è bisogno per ora. Chiamare un po' di coscritti in più. Chiamiamone un po' di più. Togliamo la pausa. Siamo un po' in deficit, ma ci sta. D'altronde stiamo passando all'economia di guerra. Comunque il debito è molto basso rispetto al nostro pool potenziale totale. Chi è che vuole una promozione? Sì, promuoviamo questo generale, tanto c'è un bel po' di capacità burocratica. Che lingua si deve parlare nell'impero francese? Anche in Africa, ovviamente. Assimilateli, fateli imparare il francese. Mais oui, hon hon. Una foresta di simboli. Dopo alcune pubblicazioni di successo del movimento simbolista, Mathieu de la Drôme ha deciso di seguire anche lui questa via. E praticamente darsi alla scrittura. De la Drôme è il capo dei Rural Folk, del appunto partito agrario. Perfetto, sì, va bene. Che sia popolare che scriva, così fa meno politica. Come tenere tutto sotto controllo? Una mano lava l'altra. Algeri ha bisogno di un pochino più di infrastruttura. Facile, facciamo due porti. Da sul mare. L'altra cosa che voglio vedere. Fammi un po' vedere lo standard di vita della popolazione che ha raggiunto il 16,2. Pagano poco, quasi di tutto. Costoso leggermente vino e vestiti, ma i vestiti sono sempre il dolente. Non c'è mai abbastanza industria tessile. Perfetto, espandiamo l'industria tessile, soprattutto qua in Normandia dove abbiamo gli enormi stabilimenti. C'è, non lo so, la Benetton Veneta, no, non Veneta, della Normandia. La Benetton è Veneta, avete capito? Non lo so. Più che Benetton, Louis Vuitton. Siamo in Francia, ma. Quelli fanno borsette, non so, magari fanno anche vestiti. Comunque, che delirio. Anche qua in Guyenne abbiamo degli stabilimenti molto grossi. In Alsazia-Lorena, dove tra l'altro c'è popolazione. Vediamo quali altri beni sono costosi. È da un po' che non controllavo. Il carbone non se ne può importare più di tanto. Espandiamo le miniere di carbone. Manca la popolazione qua. Guardate qua le miniere in Alsazia-Lorena. E nei Paesi Bassi francesi sono al massimo 100 unità di miniere di carbone. Ma siamo comunque il paese più industrializzato del mondo. Devo tirare fuori il carbone pure da Timbuktu. Nel Sahara ci sono le miniere di carbone. Perfetto, buona sapersi. Quanto manca la guerra? Poco, poco. Ok, possiamo chiamare qualcuno all'ultimo. E all'ultimo io chiamerei quasi la Spagna, che così magari assalta Gibilterra. Gli si offre loro di prendere la Sierra Leone dalla Gran Bretagna? Perché no? Possiamo chiedere qualcos'altro? Fammi vedere quante infamie abbiamo. Abbiamo 6 di infamia. Qua stavamo chiedendo la Tripolitania e Malta. Possibile che abbiamo solo 6 di infamia nonostante tutto? Davvero? Caspita, è molto bassa. Allora, fammi chiedere ancora qualcosina. Voglio prendere Conquer State. Potremmo puntare alla Guyana lì. In verità potremmo anche puntare alle Indie occidentali, nei Caraibi, sì, ha perfettamente senso. Vediamo se riusciamo a convincere anche l'Austria, no, non la convinciamo più. Chiedo anche le riparazioni di guerra agli inglesi e le chiedo anche ai brasiliani, visto che hanno osato fare tutto ciò. Abbiamo ancora un po' di manovra, ma non so. Potremmo
giusto fargli liberare cose per il gusto di far liberare loro cose. Tipo, sì, liberate il Maharaja di Orissa, uno delle loro, diciamo, possedimenti minori, perché vedete che la Compagnia delle Indie, il British Raj, non è più Compagnia delle Indie, comunque, il Raj britannico ha tutti questi vari potentati minori che sono fantocci del Raj britannico, che è un dominio no fantoccio della Gran Bretagna. È un gioco di scatole cinesi un po' matriosche. Posso chiedergli ancora qualcosina? Ma li faccio liberare anche altri posti in Africa, perché no? Perché no? Ok, non abbiamo più punti. Abbiamo chiesto tutto il possibile. 1 milione di deficit, nazioni in armi. Non importa. Abbiamo molta strada. Sta per scadere il favore che l'Austria ci deve. Non li posso chiamare con il favore, visto che ce l'abbiamo, no? Aspetta, 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 ecco qua. Li chiamiamo con il favore. E l'Austria si è schierata con noi all'ultimo. Dai che li abbiamo fregati. Ora non riescono a chiamare nessun altro a parte il Brasile. La Spagna non ha accettato. Ok, non importa, sinceramente. Va bene così. Vediamo se possiamo espandere le colonie. No, stiamo già colonizzando al massimo possibile. Dovrei reclutare un generalino in qualche posto un po' sperduto, in Nord Africa. No, ma ci sono solo 12 reggimenti da chiamare. E devo chiamare un altro in Francia, c'è gente. 42 reggimenti. E questo lo mandiamo. A quelle parti nello stretto di Malacca, dove abbiamo effettivamente un po' di territori. Guarda qua in Tripolitania che casino stanno facendo, ma io faccio lo sbarco dietro le linee adesso. Ok, questi sono gli schieramenti. Due Sicilie con noi e Austria. Loro hanno solo il Brasile. Va bene. Non ho paura di nulla. È la Fin, the circle to Toast. Ok, praticamente c'è un movimento letterario della fine del secolo, non sapevo di questo movimento. Esprime pessimismo e paura di una degenerazione della società? Forse praticamente una reazione all'aumento di standard di vita, paradossalmente c'è, si teme una decadenza. Il mondo sta diventando migliore, non avete visto come sale il PIL? Sì, agli accademici non piace, ma è giusto. Agli accademici non piace, ma è giusto così. Il PIL sta salendo, quindi va tutto bene. Adesso, andiamo subito a provare a fare uno sbarco. Reclutiamo un altro ammiraglio, qua in Occitania, nel sud della Francia, cioè. Lo promuoviamo un po' così può guidare più convogli, visto che lì ne abbiamo molti. E andiamo a provare a sbarcare in Libia. Vai, vai, generale Massena. Tutte le truppe libiche più i rinforzi inglesi sono sul fronte. Quindi noi sbarchiamo dietro le linee, sconquassiamo. Ovviamente, disastro. L'Austria, che era entrata in guerra al nostro fianco, sta affrontando un'enorme rivoluzione proletaria. Così. Di sorpresa. Per fortuna la Gran Bretagna sta facendo un lavoraccio nelle colonie. Guarda qua. Infatti ci stiamo espandendo. Il voto alle donne? Sì. Diamo spazio alle suffragette. Il della Droma anche diventa femminista, quindi i contadini sono a favore di questa cosa. Curioso. Ci serve il voto alle donne perché dobbiamo emancipare del tutto, così possiamo farle lavorare al massimo. Istituzione coloniale livello 5 finalmente. E subito sono iniziate le marce delle suffragette. E c'è stato un incidente. Praticamente stavano tentando di fermare una corsa. Una corsa dei cavalli. E una suffragetta è stata investita da un cavallo che disgraziatamente era di proprietà di niente poco di meno che l'imperatore Carlo Bonaparte. Attenzione, gaff, non molto.
Cosa possiamo fare? Possiamo dire: non estendiamo alcuna simpatia per questo tipo di comportamento avventato. In pratica, diciamo, se è cercata, non piace ai borghesi, piace alla vecchia aristocrazia proprietaria terriera. No, 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 no. Diamo un po' più di potere ai borghesi. Vogliamo che passi sto femminismo. Adesso, tra l'altro, che c'è un po' di movimento. Per modo di dire, c'è un po' di movimento. Guardate quanto è opposto ancora al suffragio. Non ne vogliono sapere, in realtà. Non ne vogliono proprio sapere. Possiamo provare a far passare una tassazione più avanzata, finalmente da per capita proporzionale. Aumenterebbe di parecchio le entrate. La tassazione graduata, cioè tassare prevalentemente i capital gains, i dividendi e i capitalisti. Porterebbe meno soldi che quella proporzionale, perché non abbiamo ancora un'economia così tanto basata appunto sulle società per azioni. Ok, proviamo a far passare la proporzionale, così ci aumenta il gettito di parecchio. Ed è abbastanza supportata anche. Come va lo sbarco? Vi siete preparati per sto dannato sbarco? Ma com'è fallito sto sbarco qua dietro? Non l'ho visto, ma deve essere fallito. Fammi vedere un po'. Ci mettono 6 settimane per prepararsi. Ste navi sono disorganizzate al massimo. Continuiamo nelle colonie ad avanzare. Il nostro obiettivo principale però è qua in Tripolitania. Certo che se ci sono le truppe siciliane che attaccano le posizioni nemiche, che hanno una qualità inferiore alle nostre. Non ho ancora spostato molti reggimenti, sono in Francia ancora. Nel caso gli inglesi provino a sbarcare o sbarchino. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti sia a prendere un pezzo qua, sia a sbarcare testa di ponte nell'altro lato, nella Libia propriamente detta. Ed è tra virgolette fatta, nel senso che almeno lì il war goal è preso. In Gran Bretagna stanno avendo dei problemi. Fantastico, con chi sono in guerra? È una ribellione con queste tribù in Ruanda. No, no, è il sultanato di Zanzibar. Quindi qui. Ok, interessante. Gli inglesi non riescono a gestire le loro colonie contro di noi, figurati. Il trionfo dei sindacati. Con le idee socialiste che si diffondono, divampano in tutta la Francia, Guillaume Briamont è stato nominato a una posizione. Ah, praticamente l'hanno nominato ministro, primo ministro. Beh, siamo una monarchia costituzionale, un impero costituzionale. Possiamo far passare i sussidi. Integrazione al reddito, i sindacati diventeranno più avanguardisti. Oppure i sindacati possono provare a far passare la legislazione che difenda appunto i sindacati stessi. Altri gruppi di interesse anche diventeranno più avanguardisti, più attrattività dei sindacati. Praticamente c'è il paradosso. Visto che al governo ci sono comunque i sindacati, hanno il 15% di influenza, in qualche modo il Guillaume Briamont, capo dei sindacati, di ideologia comunista, addirittura di cultura vallone, proprio da tutte lui, è pure belga, poverino. Sto scherzando. È riuscito a farsi nominare tramite giochi di palazzo primo ministro. Praticamente ci abbiamo la Francia quasi comunista, ma c'è ancora un imperatore. Paradossale. Vogliamo puntare tanto su questa cosa? No, per adesso non diamo troppo potere ai sindacati. Comunque passano i wage subsides, quindi integrazioni salariali a chi ha gli stipendi troppo bassi. Speriamo che questo non renda la nostra economia non competitiva. The nouveau riches. Metà in inglese, metà in francese. Ok, evento sull'Art Nouveau. Ristorante esclusivo decorato in Art Nouveau. Il Maxim, ok. Praticamente un ristorante per i ricchi e la gente alla moda a Parigi. E quale evento spiega? Oltre che aumentano gli standard di vita della classe dell'upper strata dei ricchi. È un posto dove portare le ragazze, le signore, ma mai la propria moglie, ok, quelle altre. Assolutamente depravato, assolutamente francese. Alleati di convenienza. Ok,
Ok, più gente che supporta la riforma delle tasse. Dunque, la Prussia sta intervenendo contro di noi. Come mai? Vi spiego. Perché noi siamo alleati dell'Austria. Quindi ci ritroviamo nominalmente a supportare l'Austria in questa rivolta proletaria. E ovviamente i prussiani hanno detto, ah, perfetto. Noi invece supportiamo l'altra parte. Quindi mandiamo subito un bel po' di armate qui. Questi dannatissimi prussiani che ci hanno preso un pezzetto di Frisia qua, ma adesso li respingiamo, non preoccupatevi. C'ho la guerra con la Gran Bretagna a cui badare, prima di tutto. Cosa sta succedendo? Qua corsa la gomma, come sempre. Un grande classico. Devo continuare... Ah, giusto, dobbiamo fare un po' più di centrali elettriche. Da un po' che non ne faccio. Manca la popolazione, eh? Langue. Langue parecchio. Cosa vuol dire che l'Austria è capitolata? Ah, ok, l'Austria è capitolata in questa guerra contro la Gran Bretagna. Per ovvi motivi non mi supportano più in questo conflitto perché stanno implodendo. Per fortuna il supporto della Gran Bretagna sta calando di parecchio. Dovrei forse provare a prendere queste isolette nei Caraibi. Devo fare uno sbarco lì? Perché non me lo fai fare? Ok, stavo cliccando le mie di isole. Proviamo a sbarcare nei Caraibi. Una cosa che voglio fare sono più porti. Anche se in realtà non abbiamo problemi di convogli. Quindi la Gran Bretagna non ci sta affondando troppi convogli. Puoi capire. 6.000. Ce ne affondano. Ma noi ne produciamo 30.000, quindi... La situazione è pienamente sotto controllo. Avrei dovuto chiamare gli spagnoli e non gli austriaci a saperlo prima. Ok, la riforma delle tasse, del fisco sta avanzando, che bello. L'Austria è capitolata, quindi sono diventati... C'è un governo provvisorio! Trasferimento di potere, cioè un dittatore von Habsburg, badate bene, cioè, è presidente. Hanno detto, vabbè, facciamo questo tizio qua, è sempre un Asburgo. Ok, ok, stava solo caricando. Ok, no, vediamo, cancelliere Joachim Kessler. Non c'è più alcuna transizione. Effettivamente l'Austria è diventata una repubblica democratica dove i sindacati hanno il 99,8% del potere. Si sono dati al socialismo. Per niente preoccupante, ragazzi, non preoccupatevi. Vediamo se riusciamo a far entrare qualcuno nel nostro mercato. Tipo la Spagna? La Spagna finalmente accetta? Il nostro mercato che è enorme. Abbiamo quasi formato l'Unione Europea con il mercato unico. Eccoci qua, la Spagna ha accettato. Dobbiamo provare... Tanto c'è una rivolta anche in Canada. Dobbiamo provare a fare uno sbarco... In Gran Bretagna. Perfetto, la rivolta in Canada va bene per noi perché Canada è un dominion britannico. Reclutiamo un altro ammiraglio qua in Francia. Qualcuno... Ma che caspita, non c'è nessun esperto di sbarchi anfibi. Sono tutti razziatori di convogli. Facciamo ammiraglio proprio, altro che viceammiraglio. Non credo proprio che sarà che sia facile sbarcare in Gran Bretagna. In realtà, come mai ci intercettano con 8 di flottiglia? Cioè, il sud, il canale, la parte che importa, è a malapena difesa in questo momento. Assolutamente. Proviamo il colpo gobbo. Poi, comunque, la difesa territoriale magari ci ributta a mare. Abbiamo finito il wargaming. Un'altra tecnologia militare, che bello. Direi che è il momento di sbloccare i telefoni per risolvere la questione burocratica una volta per tutte. Sì, 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 sblocchiamo i telefoni. Non per niente sto facendo centrali elettriche, che per supportare l'industria elettrica, quindi telefoni e radio, ne servono un bel po'. Intanto abbiamo conquistato il grosso della Libia.
Ah, la Gran Bretagna si è presa un pezzetto di Marocco. Non importa perché, come vedete, stiamo occupando il grosso delle colonie inglesi. Si vota adesso per la riforma del fisco. Verso sentieri più verdi. Ok, soddisfatto della situazione della politica nell'impero francese, Olivier Achard, questo agitatore, ha deciso di andare all'estero a sobillare la rivoluzione. È esiliato, ma in pratica lo considera esiliato. Non è che il gioco lo considera esiliato, ma ci sta andando. È praticamente un agitatore che difende la causa autoritaria. È uno che pensa che ogni nazione debba essere un po' più fascista. Questo è il mio sogno, va bene. Arrivederci. Non cambiare mai, Victoria. C'è un calo di infrastruttura perché ci stanno affondando un po' di convogli, non perché effettivamente manchi l'infrastruttura. Vedete, tutto quel 96% sono province costiere. Ok, si sbarca in Gran Bretagna. La Gran Bretagna con una flotta scarsa, chi l'avrebbe mai detto? Un altro agitatore che se ne va. Nuovi partiti? Partito Agrario dei Contadini, Partito Comunista e Unione Repubblicana. Si sono spaccate tutte le coalizioni, il governo è illegittimo. Bisogna aspettare le elezioni qua, perché c'è... Oh sì. Tra 170 giorni nuove elezioni, gli industriali si stanno... Sono sul piede di guerra. Sono sul piede di guerra perché non vogliono la riforma delle tasse, pagano di più. E c'è un movimento contadino che vuole bandire tutta l'industria pesante. Vogliono return to monkey. Ok, qua. No, ma assolutamente non è il momento di fare roleplay e bandire tutta l'industria pesante. Posso mandare dei rinforzi immediatamente su questo fronte? No. Ok, la nostra forza di sbarco verrà spazzata via, purtroppo. Non avevamo abbastanza supporto navale, ma hey! Abbiamo forzato il canale, è stato divertente. Vorrei capire una cosa, scusate, come mai sta andando in negativo il nostro supporto per la guerra? Ma non sta né in cielo né in terra. Visto che comunque il nostro obiettivo principale era la Tripolitania, che sta venendo occupata per bene, per benino. Caspita, non capisco. Vabbè, fammi attivare ancora più coscritti, già che ci siamo allora. Fammi controllare le flotte. Potrei reclutare un altro ammiraglio in Occitania, quindi nel sud della Francia. Nord Africa ha giusto 27 convogli, non sono così tanti. Mi hanno per caso occupato la Guyana francese? No, qua il Brasile non sta facendo... Ma come mai il Brasile non sta facendo nulla? Fammi vedere. Ma vedi che me l'hanno occupata, semplicemente non me lo segna, c'è un glitch grafico o cosa, non mi fa spedire gente. Allora, stiamo vincendo in tutti i fronti coloniali, grosso modo. Sì, ci hanno preso un pezzetto di Marocco, ma è una cosa minore. Potrei mandare dei rinforzi in Libia per decidere per finire definitivamente... Qua il fronte si chiude adesso nel deserto libico. Sì, stiamo subendo un bel po' di perdite, la guerra costa, per carità, ma addirittura ad avere il supporto negativo, io non comprendo. Hanno un sacco di war support. No, hanno zero di war support, però accetterebbero solo una pace bianca. Se io chiedo la Tripolitania va subito in rosso, figurati se chiedo Malta. Dovrei forse mandare uno sbarco a Malta. È un altro obiettivo che possiamo prendere in maniera piuttosto facile. Mando 20 reggimenti in croce perché sono abbastanza convinto che sarà in difesa. Non preoccupiamoci degli industriali per adesso. Mi preoccupo sicuramente del war support che cala verso zero. Non
A volte vittoria è così, no? Succedono le cose e capisci a malapena che diamine sta succedendo. Devo fare un po' di edifici governativi. Sala, finisce sta Libia? Beh, abbiamo preso quasi tutta la Libia. Mancano dei pezzi di deserto, dello scatolone di sabbia. Spingiamo, respingiamo questi brasiliani. Ah, la nostra flotta è stata intercettata da una flotta inglese piuttosto nutrita qua a Malta. Non me lo sarei aspettato. Guarda lì che difendono sti posti inutili. Provassimo a sbarcare invece in Irlanda. Quanta flottiglia controlli? 80, controlli 80 di flottiglia. Vai, sbarca con questi 54. Una folla, come sempre le folle sono in posti assurdi, in questo caso l'isola di Tonga. Non capisco come mai il war support cali così. Victoria, non hai alcun senso. L'exhaustion, ok, sì, il popolo è esausto, ma controlliamo un sacco di obiettivi. È a zero. Praticamente. Ma cosa vuol dire? Bisogna occupare Malta. Ok, ho messo troppi obiettivi primari difficili da raggiungere. Continuate a far marciare le suffragette, davvero. È una situazione paradossale questa. Praticamente, nonostante io abbia preso tutta la Tripolitania, non vogliono cedere. Adesso finirà in un pari e patta questa guerra. Finisce così perché sicuramente non riescono a impormi niente. Ma fa comunque ridere. Pace bianca. Non accettano nulla. Ah, forse possiamo chiedergli Malta. Ma il Brasile non vuole a meno 6? Mi state dicendo che devo fare qualcosa in Brasile? Qualcuno che sbarca? Non c'è mai nessuno abile a sbarcare, ovviamente. Figuriamoci. Promuoviamo questo signore allora. Detto promuoviamolo prima. Eccoci qua. Ammiraglio bretone nichilista. Non crede in nulla lui. Perfetto. Sbarchiamo a Rio Grande. Proviamo a sbarcare a Rio Grande. Lo sbarco non è la parte difficile, via. La flotta qua a largo di Malta. Forse vince. Ma se vince, vince di poco. Alcuni alemannici dalla Prussia stanno migrando da noi. Attenzione, insurrezione polacca! La Prussia è anche in guerra con la Super Scandinavia. Guardate quanto è grosso il nostro mercato. Lo so che l'ho già detto svariate volte, ma voglio flexare ancora. Un torrente di gin e birra. Sì, niente birra, niente voto. Assolutamente, l'Unione Repubblicana, cioè l'intelligenza, sta facendo campagna a favore del proibizionismo. Questo li ha resi impopolari. Chi lo avrebbe mai detto? Lasciate fare alla gente ciò che vuole. Nuove elezioni? Guarderemo poi meglio nel dettaglio, ma dobbiamo fare un governo agrario comunista. Qua finisce male. Qua finisce male, ragazzi. Governo agrario comunista perché è l'unico governo che ha supporto ha una legittimità popolare ampia abbastanza per andare avanti. Ma finisce male. Dai che sbarchiamo in Irlanda, tra le altre cose. Abbiamo anche occupato Malta, ma non basta nulla, mannaggia. Non basta nulla. Boh. Avremmo dovuto mettere meno obiettivi primari, soprattutto lì in India, è una sciocchezza. Ok, adesso che sappiamo che aggiungere obiettivi primari è un danno così. Vittoria che mi cambia sempre le cose. Non avrei dovuto dirgli libera questi pezzi di India. Sono stato avido. Vulcanizzazione, nuovi processi produttivi, uno molto importante. Iniziamo a sfruttare la gomma in tutto il nostro tessile.
Qua ovviamente, come sempre, gli ultimi edifici appena conquistati non hanno tutti i processi produttivi più avanzati, ma la maggior parte di loro li hanno, quindi è ciò che conta. Biciclette nelle caserme. Facciamo abbastanza gomma per avere la ricognizione in bici. Sale parecchio, eh? Però al mio esercito professionale voglio dare la ricognizione in bici. Devo anche aumentare l'artiglieria a livello massimo, sì. I cannoni quelli seri. Come sempre, la difesa territoriale della Gran Bretagna fa acqua da tutte le parti per ciò che concerne lo sbarco, ma hanno parecchie truppe. Assurdo, lo so. Non dovrebbe essere così. Non. Oh, sì, dai che sbarchiamo in Gran Bretagna, almeno quello. In Brasile, perché ho detto Gran Bretagna? Voglio anche mandare un'altra armata, già che ci siamo. Forza, spingete in Brasile, che se tiriamo fuori il Brasile magari riusciamo a prenderci qualcosa. Qua ci sono dei marinai che protestano. L'unione sacra. Con la guerra che consuma la nazione. Ok. La nazione si sta stringendo attorno all'esercito, visto che la guerra sta, secondo loro, andando male. Poi vabbè, noi non abbiamo occupato un centimetro. Sì, ci hanno occupato un pezzetto forse qua, ma rispetto a quello che stiamo occupando noi non è niente. Eppure il gioco crede che stia succedendo chissà che cosa. Ok, siamo riusciti a vincere questa guerra perché possiamo chiedere qualcosina, qualcosina. Ad esempio, nell'attuale situazione possiamo chiedere Malta o le Indie occidentali più delle riparazioni anche magari. Ma io credo che chiederò Malta. Comunque aspettiamo. Al tempo stesso facciamo un'attenzione importante a non arrivare almeno 100, se no usciamo fuori dalla guerra. Popolo rurale a favore della tassazione, della riforma della tassazione. Buono così. Meno 73. Attenzione, meno 75. Ma che pace bianca? Non voglio la pace bianca. No, non accettiamo questa riforma di pace. Sparisci però, che devo mandare la mia. Ah, mi fregano adesso. Mi hanno fregato con questa cosa. Perché non sparisce sta pace bianca in pending? 16 giorni, 15 giorni. Ok, dobbiamo fare pace appena finisce. Appena questa finisce di essere pendente. Il Brasile è capitolato? È uscito fuori dalla guerra, ci dà le riparazioni. Bastava questo? Peccato che comunque non riusciamo a chiedere tanto di più alla Gran Bretagna. Riparazioni di guerra dal Brasile. E adesso chiediamo alla Gran Bretagna Malta. Non mi danno nient'altro? Malta. La Tripolitania è troppo. Va bene, ci prendiamo Malta. Indeboliamo ulteriormente la posizione della Gran Bretagna nel Mediterraneo. Lo so che non è una vittoria incredibile, ma è una vittoria. Sono stato troppo avido, ho messo troppi obiettivi non raggiungibili in poco tempo. E non mi aspettavo anche che reggessero così tanto. Che tenessero così tanto botta le coste inglesi. Cioè, pensavo ci sarebbe stata più resistenza da parte della marina. E invece no, la marina è tutta. C'era più marina a difendere Malta che a difendere le coste. Lo stretto di Dover. Pazzesco. Ma abbiamo vinto! E ciò che conta. Siamo sempre primi per prestigio, soprattutto dopo questa mezza umiliazione inflitta alla Gran Bretagna, primi per PIL, eccetera. Sale lo standard di vita. Ci vediamo nel prossimo episodio, che sarà probabilmente uno degli ultimi, perché il gioco sta rallentando parecchio. Arrivare al 1936 è sempre tortuoso. Non credo che ci arriveremo. Magari lasciatemi un bel commento se volete supportare la serie da sotto l'ombrellone. No, non so chi è già al mare. Vabbè. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.